Se è vero che il Signore può chiamare al mattino, a mezzogiorno o alla sera, nel suo caso il destino si è manifestato all'alba. A 13 anni iniziò a fare politica, a 18 era iscritto al partito, a poco più di 40 era in Parlamento, prima dei 50 era ministro, il primo comunista dopo Togliatti, del quale poi si è scoperto ha nascosto la scrivania. È sardo e come un altro sardo comunista è diventato segretario di partito. Dei sardi ha la testardaggine e la capacità di reggere l'alcol. Si narra che in Catalogna due compagni spagnoli finirono a ridosso del coma etilico nel tentativo di sfidarlo. Ha assistito alla disgregazione di due partiti, ora il suo sogno è quello di riunificarli. Benvenuto a faccia al segretario dei comunisti italiani Oliviero Di Liberto. Grazie, magnifica presentazione, confermo. Dicono che lei iniziò a fare politica a 13 anni, fu una sorta di vocazione considerata l'età. Come si manifestò? Ma erano altri tempi. Io nel 1969, quindi all'inizio dell'autunno caldo, entravo in quarta ginnasio e mi misero un volantino in mano, non sapevo nemmeno che cosa fosse, ma fu una folgorazione, nel senso che era un periodo di assemblee, di riunioni, di collettivi, ed era quasi naturale fare politica, era quasi naturale stare a sinistra, era quasi naturale diventare comunisti. Cosa diceva quel manifesto se era così in grado di folgorare un ragazzino di quell'età? Ma che cosa dicesse non ne ho la più pallida idea, nel senso che, ahimè, sono passati 40 e passa anni. Mi ricordo che era di uno dei gruppi estremisti di allora, aveva quel simbolo lì, aveva la falce e il martello. Io non venivo da una famiglia comunista, quindi la mia è stata un'acquisizione personale e ho iniziato ovviamente a leggere, a studiare. Però credo che si possa dire che nessuno diventa comunista o di sinistra perché ha letto Il Capitale di Marx. Si diventa comunisti perché il cuore è offeso dall'ingiustizia della società e si vuole cambiare la società. È un po' come dicono oggi i ragazzi del movimento No Global, un altro mondo è possibile, che è uno slogan che dice tutto e niente, ma manifesta la voglia di cambiare il mondo. Facevo riferimento alla famiglia. Che razza di comunisti sono quelli sardi? Perché sia lei che Berlinguer venite da famiglie della borghesia, eppure siete diventati entrambi segretari di un partito comunista. Quindi è vero innanzitutto che i comunisti non mangiano i bambini e non sono tutti operai e proletari. Ma intanto io non vorrei che si facessero dei paragoni impropri, nel senso che io ho il senso della misura e il senso delle proporzioni. Berlinguer era Berlinguer, il PC era il PC, io sono Di Liberto e il PDC è un piccolo partito. Detto questo, nemmeno i grandi della storia del movimento operaio e comunista erano operai. Marx era tutt'altro che operaio, Engels non ne parliamo, faceva l'imprenditore, e l'avanguardia normalmente nasce come un'avanguardia intellettuale. Ovviamente se rimane soltanto intellettuale non ha nessun senso perché deve coinvolgere la battaglia delle masse, degli operai e non solo degli operai, dei lavoratori. Che cosa significa essere comunista oggi? Significa non arrendersi all'idea che il capitalismo sia l'ultimo approdo dell'umanità, che è una cosa profondamente antistorica. Io di mestiere faccio lo storico delle istituzioni, l'idea che il capitalismo abbia vinto e dunque il mondo sarà sempre capitalistico è una sciocchezza, nel senso che anche i nobili alla vigilia della rivoluzione francese erano convinti che la nobiltà e il clero avrebbero governato per sempre il mondo. Poi si è visto che non era così, il mondo va avanti. Ed è talmente ingiusto che l'idea di una eguaglianza sociale, della giustizia sociale, di forme di democrazia più avanzata è talmente urgente che, per esempio, in America Latina sta accadendo, sta già accadendo. Nel comunismo in Italia c'è ancora la questione morale che venne lanciata da Berlinguer? Si è diversi anche perché si pensa a fare politica con in mente la questione morale? Ma guardi, io posso parlare per me.
quando sento la polemica sulla casta, a me viene da sorridere, nel senso che io nel 2008 non mi sono più candidato alle elezioni, essendo il segretario nazionale di un partito, e ho lasciato il mio posto un giovane operaio della Thyssen, dopo la tragedia della ThyssenKrupp del 2007. Per cui sì, non c'è dubbio, innanzitutto c'è un problema di questione morale. Perché 3 anni fa le masse operaie hanno votato per Berlusconi? Ma non soltanto 3 anni fa, c'è una larga fetta di proletari e di sottoproletari che votano per Berlusconi, perché se fosse vero che si vota solo sulla base dell'appartenenza di classe, beh, ci sarebbe il socialismo da un secolo e mezzo. In realtà non è così. Il problema è che ci sono forme di egemonia culturale che in Italia e nel mondo occidentale sono veicolate soprattutto dalla televisione di massa, che hanno profondamente influenzato il senso comune dei ceti popolari. D'altro canto, a me è successo l'anno scorso di avere un grave incidente e di rimanere in casa 2 mesi di seguito. Ho fatto un esperimento, cioè sono rimasto a casa, ho guardato la televisione tutto il giorno. Dopo un paio di giorni naturalmente ho smesso, se no mi sarei suicidato, perché oltre che stavo male per la televisione, il colpo di grazia, ma un esperimento interessante. E cioè, la mattina e il pomeriggio, quando guardano la televisione quelli, diciamo, meno acculturati, con un minor livello di istruzione, le casalinghe, per dire, i pensionati, ci sono delle trasmissioni agghiaccianti che danno un quadro di un'Italia che non esiste e veicolano una gerarchia di valori che è quella che poi porta a votare per Berlusconi. Sono state le masse dei salariati a tradire la sinistra o la sinistra che non è stata capace di parlare alla loro pancia e di interpretare quelle che erano le esigenze? Ma io non parlerei mai alla pancia di nessuno, io vorrei parlare sempre alla testa e al cuore delle persone e sicuramente la sinistra non è stata più in grado di farlo. Oggi c'è spazio per un nuovo partito comunista? Oggi c'è paradossalmente più spazio di prima, perché le ingiustizie sono cresciute, non sono diminuite. Se noi vediamo cosa è successo negli ultimi 20 anni in Italia, rispetto alla mia generazione, quando ero giovane io, è successo un cataclisma. Sembra che sia passato lo tsunami sopra il sistema di diritti dei lavoratori italiani. Non solo italiani, ma in particolare italiani, perché noi siamo passati da una società nella quale vi era un complesso di diritti avanzatissimo. Parlo per me stesso, io sono entrato a lavorare abbastanza presto, 22 anni, avevo un contratto di lavoro a tempo indeterminato, cioè sicuro. Quel salario che prendevo tutti gli anni, 2 volte l'anno, aumentava automaticamente con l'aumento del costo della vita, perché c'era la scala mobile. Con quel contratto di lavoro io ho potuto fare le cose della vita, cioè prendere prima una casa in affitto, poi trasformare l'affitto in un mutuo, perché la banca con quel contratto mi ha prestato dei soldi, ho comprato la casa, ho messo su famiglia e sapevo che alla fine della mia vita lavorativa avrei avuto una pensione commisurata sugli ultimi salari, non sul contributivo. Tutto questo è sparito. I giovani di oggi, quelli che iniziano a entrare nel mondo del lavoro, quelli che ci riescono, hanno contratti precari. La pensione non l'avranno e il sistema di tutele e di garanzie che ha vissuto la mia generazione è scomparso. Basti pensare che i servizi sono stati privatizzati e quindi i servizi pubblici, che dovrebbero essere salario indiretto, cioè io non pago un servizio quindi conservo il mio salario, sono tutti a pagamento. Francamente c'è più bisogno oggi, paradossalmente, di un partito comunista. Nonostante questo però la riunificazione ancora non è avvenuta. Avverrà mai? Ma il compito che io mi sono prefissato qualche anno addietro, cioè l'idea che si possa riunificare non solo i comunisti, ma tutta la sinistra. Una sinistra plurale, ci sono opinioni diverse, pazienza, ma si sta tutti insieme, si combatte insieme. Quello che ci unisce è più forte di quello che ci divide. Nel 2007 è stato l'unico dirigente comunista italiano ad andare a Mosca per le celebrazioni del 90° anniversario
della rivoluzione d'ottobre. Eppure gli italiani furono tra i comunisti meno ortodossi in Europa, quelli che presero le distanze da Mosca in maniera più netta. Lo stesso Berlinguer subì un attentato ispirato da Mosca proprio per le sue posizioni. La sua non è stata quasi una negazione di quello strappo? Ma non a caso io ci sono andato quando non c'era più il regime comunista, quello diciamo di Brezhnev. Ci sono andato a sostenere i comunisti che erano rimasti tali all'opposizione di Putin. Il più grande errore del PC, secondo lei, segretario? Sciogliersi. Montanelli, alla notizia che nei Balcani il comunismo era accaduto, commentò: c'è poco da stare allegri. In genere la prima libertà che si prendono è quella di scannarsi tra loro. È un po' quello che è accaduto nel PC, da cui nacque Rifondazione, da cui nacquero i comunisti italiani, da cui è nato un po' di tutto. Ma è una sorta di maledizione? Beh, pensi a quello che è successo simmetricamente al PDS. PC, PDS, DS, D. E cioè è caduto tutto, è caduta anche la S che simboleggiava la sinistra, si sono riunificati con gli ex democristiani. Beh, insomma, è una fine piuttosto ingloriosa, diciamo. Il più grande errore invece di Rifondazione Comunista prima della scissione qual è stato? Fare cadere il governo Prodi. In quelle condizioni era il governo più avanzato possibile ed era il governo che teneva insieme il centro-sinistra. Tanto è vero che la scissione alla quale io ho partecipato, io ero il capogruppo di Rifondazione Comunista alla Camera, fu fatta nel tentativo di salvare il governo Prodi e dunque il centro-sinistra. Dopo quella caduta è successo il disastro più totale, Berlusconi ha stravinto. Ma è vero che quando il primo governo Prodi entrò in crisi, lei per la collera si riempì di bolle? Non per la collera, per un'altra sensazione. Le bolle sono vere, mi prese una malattia alla pelle psicosomatica che durò tra l'altro un sacco di tempo, perché quelle alla pelle sono noiosissime. Io ero il capogruppo e quando ci fu la prima crisi io dovetti fare il discorso alla Camera seguendo le indicazioni del mio partito che voleva la crisi, ma io ero convinto esattamente del contrario, per cui secondo un dettame della Terza Internazionale, diciamo così, io feci un intervento nel quale non credevo minimamente, quindi più che la collera era il fastidio. È stato il primo ministro comunista della giustizia dopo Togliatti. Quanto le è pesato? Una bella responsabilità. Quanto le è pesato raccogliere quell'eredità? Un misto di orgoglio, grande orgoglio, è stata un'esperienza che mi ha molto gratificato, come è ovvio fare il ministro, avevo 40 anni, quindi insomma una cosa importante, e al contempo un peso e una responsabilità piuttosto robuste. Oltretutto, al di là dell'eredità di Togliatti, fare il ministro della giustizia in Italia, beh, le dico una cosa, io l'ho fatto per 18 mesi nei quali io non ho vissuto, ho fatto il ministro, mi alzavo la mattina, arrivavo in ufficio alle 8 e dicevo: oggi quanti casini avrò? Non se ne avrò, quanti ne avrò. Perché? Perché non funziona niente, e fare le riforme è difficilissimo, perché ci si scontra inevitabilmente contro lobby molto potenti e contrapposte, che di fatto si mettono di traverso rispetto a ogni ipotesi riformatrice nella giustizia. Basterebbero poche cose, in verità, è che non c'è la volontà di farle. Beh, Togliatti qualcosa la fece, ad esempio fece il reclutamento straordinario dei magistrati, cercò di eliminare l'arretrato, era Beh, più facile era all'epoca. Era un'altra stagione, nel senso che lì banalmente erano pochissimi laureati, quindi bisognava fare dei reclutamenti straordinari. Oggi le do un dato, noi abbiamo 200.000 avvocati, 200.000 avvocati, in Francia sono 40.000 e ne hanno pure più abitanti di noi, e quindi è proprio tecnicamente impossibile, ci vorrebbe una grande volontà politica, una grande maggioranza coesa che sostenga questa riforma, queste riforme, e poi bisognerebbe anche convincere i magistrati. Il che è la cosa più difficile. È no, vero. Non so se è la più difficile, è una tra quelle difficili, perché le assicuro che anche io con gli avvocati e magistrati, che poi sono contrapposti gli uni agli altri. Le cito un dato, perché abbiamo l'opportunità, e vi ringrazio molto di questa chiacchierata. Noi abbiamo circa 4 in Italia, 4 milioni di cause civili pendenti.
Le sembra normale che il 90% di queste cause, il 90%, sono fatte da tre categorie: le cause dell'INPS, le cause condominiali e le cause di RC Auto. Sono tutte cause seriali. Non decide il giudice, decide un perito. La pensione di uno la decide un perito, non la decide il giudice. E noi per queste cose, la causa condominiale, sono tutte seriali, tutte uguali. Noi per queste cose abbiamo tre gradi di giudizio, sentenze che devono essere motivate perché per Costituzione devono essere motivate, abbiamo avvocati che lucrano naturalmente perché più dura la causa più lucrano, i magistrati che non si vogliono privare di questo che è un potere di gestione della vita delle persone, basterebbe fare camere di conciliazione fuori dai tribunali e si recupererebbe un mucchio di tempo, un mucchio di risorse e un mucchio di personale. A proposito di quegli anni, è vero che lei nascose la scrivania sulla quale lavorò il migliore? Dunque, io l'ho nascosta, sì, confermo, mi sono dichiarato colpevole, quindi non posso che confermare, ma l'ho nascosta dopo che ho smesso di fare il ministro. Le racconto cosa è successo. Nel 2001 Berlusconi vince le elezioni e per un periodo si immagina che al Ministero della Giustizia andrà Marcello Pera, che poi invece farà il Presidente del Senato. Pera fece un'intervista al Corriere della Sera in cui dichiarò che la prima cosa che avrebbe fatto era sarebbe stato smantellare la scrivania di Togliatti. Al che, siccome qualche amico ce l'aveva ancora, la feci spostare. E infatti è ancora in un ufficio dove vi è un dirigente che la usa senza sapere che è la scrivania di Togliatti. Quindi quando Pera arrivò non la trovò più. La Severino, il nuovo ministro, ha dichiarato che le farebbe piacere riaverla. Ribadisco da questi mezzi che se mi invita banalmente a prendere un caffè la porto io a vedere dove sta. Glielo faremo sapere. Lei 2 anni fa disse: Berlusconi ha in odio il comunismo come noi abbiamo in odio Berlusconi. Eppure dovrebbe starle simpatico Berlusconi, perché è uno che riesce a vedere comunisti dappertutto. Sì, ma quelli falsi. Cioè, lui accusa di essere comunisti, per esempio, tutti i giudici della Corte Costituzionale, che mi risulta siano dei compassati signori, democratici, dei grandi giuristi, però sono comunisti perché danno le sentenze seguendo il diritto contro Berlusconi. Lei è stato uno dei pochi ad avere un confronto televisivo faccia a faccia con Silvio Berlusconi. È vero che nei 3 giorni successivi a quel confronto arbitrato da Enrico Mentana ci furono 1500 nuovi iscritti ai comunisti italiani? Sì, sì, confermo. Infatti diedi la tessera dei comunisti italiani ad honorem proprio Mentana, perché è stato quello che ha fatto più tessere di tutti in realtà organizzando quei confronti. E mi sono tolto anche lo sfizio di correggere il presidente del Consiglio in carica sul latino, che aveva sbagliato un nominativo con accusativo perché aveva fatto una citazione latina pensando di essere molto colto. Io lo corressi e lui disse: ma io ero molto bravo a scuola. E io risposi: beh, non si direbbe. Ma non ha pensato di dare una tessera d'onore anche a Berlusconi? Perché dopo tutto Mentana era il mezzo, però chi aveva ispirato queste 1500 persone a prendere le distanze fu Berlusconi stesso. Diciamo la verità, non esageriamo. Abbiamo parlato di errori, quello del Partito Comunista, quello di Rifondazione. Qual è stato il più grande errore compiuto fino ad oggi dal PDC? Secondo me l'errore più grande è non aver spinto da subito per la riunificazione di tutta la sinistra. Lo abbiamo fatto, ma lo abbiamo fatto secondo me dopo qualche anno, mentre noi avremmo dovuto applicare un vecchio principio, sto per dire una parolaccia, leninista, che era dividersi per unirsi. Noi abbiamo fatto la scissione nel 98 per cercare di salvare Prodi. Dopodiché bisognava però tenere aperto un canale con Rifondazione Comunista, non spararsi gli uni contro gli altri per anni come è stato fatto. Dopo che sono diventato segretario io, a dire la verità, abbiamo smesso e abbiamo lanciato l'ipotesi di riunire tutta la sinistra. E Rifondazione che, diciamo, tarda un po' a dare risposta e me ne dispiace. A chi si deve rivolgere oggi il nuovo partito che dovrebbe rimettere tutti quanti insieme? Quale dovrebbe essere il bacino elettorale che dovrebbe assicurare i voti? Ma il bacino elettorale è potenzialmente tutta la popolazione italiana, nel senso che un programma di trasformazione, secondo me, oggi mette al centro la Costituzione, e cioè i principi e i diritti che sono già nella Costituzione e che non sono attuati. E ne cito uno che è enorme, che è il più bello di tutti.
All'articolo 3 si dice che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. Però poi si aggiunge una cosa che c'è solo nella Costituzione italiana, e cioè che la Repubblica ha l'obbligo di rimuovere gli ostacoli di natura economico e sociale che impediscono l'attuarsi del principio di eguaglianza. E cioè lo Stato deve intervenire attivamente per togliere le differenze di classe che impediscono il principio di eguaglianza. Perché se io in astratto dico tutti hanno il diritto ad essere curati, dopodiché le cure costano, i ricchi se le possono permettere, gli altri no. Allora bisogna che le cure siano gratuite. Cosa ci lasciano 20 anni di berlusconismo? Ma io ho l'impressione che il berlusconismo abbia avuto un'incubazione piuttosto lunga, prima ancora che Berlusconi scendesse in politica. E negli anni 80 che Berlusconi, con le sue televisioni, prima costruisce un pubblico, poi trasforma quel pubblico in un elettorato, ma ha cambiato il senso comune. Faccio un altro esempio. Quando ero un ragazzo, i professori, gli insegnanti, guadagnavano pochissimo, anche allora. Però nella società italiana avevano un ruolo importante. Perché? Perché erano depositari del sapere e svolgevano, come svolgono, il ruolo più importante di tutti, cioè trasmettere il sapere da una generazione ad un'altra. Erano importanti, pur guadagnando poco. Oggi gli insegnanti non sono più importanti perché, siccome l'unico metro rimasto per giudicare le persone è il denaro, loro guadagnano poco, dunque la cultura non è più un valore e allora non contano niente. Beh, questo è l'onda lunga proprio del berlusconismo come ideologia, e ci vorrà molto tempo per superarlo. Non pensa che una grande massa di italiani siano diventati come dei piccoli Berlusconi, cioè che aspirano a diventare dei borghesi? No, non è che sono diventati, perché sono dei poveracci. Hanno l'aspirazione a fare i soldi facili, che è il messaggio più deleterio che ha trasmesso appunto per più di 20 anni il berlusconismo. Meglio i democristiani della prima repubblica o il berlusconismo della seconda? Oh, guardi, non ho dubbio alcuno. Io, viva la prima repubblica! Viva! E quindi anche i democristiani della prima repubblica. Io, quando ero ragazzo, dicevo non moriremo democristiani. Abbiamo rischiato di morire berlusconiani, che è infinitamente peggio, diciamo. Come erano i democristiani? I democristiani avevano senso dello Stato, avevano senso delle istituzioni, erano dei moderati, quando non dei robusti conservatori, ma nessun democristiano al mondo si sarebbe sognato di fare le corna nella foto ufficiale in Europa con i capi di Stato, di fare la macchietta come ha fatto Berlusconi per tutti questi anni da Presidente del Consiglio e da capo dell'opposizione. Una delle colpe più gravi di Berlusconi è avere fatto riprecipitare l'immagine dell'Italia nel mondo a spaghetti e mandolino, una roba penosa. Io mi vergogno quando vado all'estero. A me è successo, sono stato per lavoro in Marocco all'inizio di quest'anno, diciamo inizio 2011. Beh, il tassista marocchino a Marrakesh ci prendeva in giro. Il tassista marocchino, francamente, perché Ruby è marocchina, quindi è arrivata tutta la storia lì, è una tragedia. In un mondo nel quale i parlamentari restano aggrappati allo scranno per raggiungere il vitalizio, lei esercita la funzione di professore universitario di diritto romano, tra l'altro tra i più apprezzati a livello internazionale, praticamente gratis. E lei a essere fuori dal mondo o lo sono buona parte dei parlamentari di oggi? No, io sono abbastanza fuori dal mondo, nel senso che ho continuato a svolgere il mio insegnamento, tutto il corso, le tesi di laurea, gli esami, tutto quanto, anche da parlamentare, ovviamente del tutto gratuitamente. Perché? Perché mi piace il mio lavoro, sono innamorato del mio lavoro, non potrei lasciare i miei studenti, perché mi dà soddisfazione, mi fa sentire una persona normale. Quindi io sono abbastanza fuori dal mondo, sì. Se dovesse raccontare a un giovane che fino ad oggi a 18 anni è sempre stato immerso nel berlusconismo, dovesse spiegare che esiste un'alternativa, ed è un'alternativa che affonda le radici nel comunismo, come glielo spiegherebbe? Ma glielo spiegherei banalmente, gli direi che il berlusconismo è un sogno, anzi un incubo per certi versi,
e che Berlusconi ha semplicemente pensato agli interessi suoi e dei suoi amici, che lui è sempre più disgraziato e che la risposta non può essere individuale, è sempre collettiva, che se si lotta da soli si perde, oppure si finisce alle cene di Arcore per avere delle cose, cioè umiliandosi e prostituendosi, tra virgolette, perché non so cosa sia successo, sarà la magistratura a stabilirlo, ma certamente anche la dignità delle donne è stata calpestata in una maniera oscena in tutti questi anni. E invece se si lotta tutti insieme si ottengono i diritti, come ci hanno insegnato i nostri genitori. Senti, è vero che lei celebrò un matrimonio che durò una settimana, da quella volta disse non ne celebrerò più? Sì, ho celebrato un matrimonio, ne ho celebrato diversi a dire la verità, perché da parlamentare si è anche ufficiale di stato civile. Era una mia amica molto cara. Marisa Laurito, lo possiamo dire? Sì, Marisa Laurito, che tra l'altro è comunista, diamo una notizia. ha fatto anche delle campagne elettorali insieme a me e effettivamente durò pochissimo. Dissi a me stesso, se i miei matrimoni durano così poco, potrebbe persino essere un vantaggio, come dire, qualcuno potrebbe chiedermi di celebrarlo allo scopo di separarsi rapidamente. Un giorno il premier finlandese Urho Kekkonen del Partito Comunista Agrario, conscio dell'imminente invasione sovietica del suo paese, si presentò di notte in attesa ospite al Cremlino. Fece svegliare Nikita Khrushchev e disse: compagno segretario, essendo lei segretario del PQS ha ragione per principio, però questa ce la giochiamo a vodka. E praticamente stettero 3 notti e 2 giorni a bere. Dopodiché Kekkonen tornò a casa barcollante e i carri armati sovietici rientrarono nelle caserme. Si narra che lei con lo stesso metodo abbia messo al tappeto Franco Marini, Fabio Mussi, Marco Rizzo e alcuni compagni spagnoli che osarono sfidarla. Vero o falso? Beh, non abbiamo fatto la sfida nel senso di Khrushchev, del premier finlandese. La posta in gioco non era così alta. Diciamo che sino all'anno scorso, quando appunto poi mi hanno trovato la pressione alta e mi è toccato ridimensionare, sì, potevo competere, ma perché sono sardo, no? Noi siamo abituati sin da ragazzini con vini piuttosto robusti, con il filo di ferro che è la nostra grappa fatta in casa, vietata peraltro, ma insomma la fanno tutti. Ed effettivamente ricordo a Barcellona, era Capodanno di un paio d'anni fa, ero con l'allora nostro compagno Marco Rizzo, che in preda appunto alla disperazione post-alcolica, pensando di essere sul punto di morire, questa è una cosa storica, nel senso che potete chiederla a lui, dettò il suo testamento alla sua compagna. Siccome sto per morire, gli dettò le cose da fare per il dopo. Lei cercò di consolarlo in qualche modo, di fargli capire che era solo sbronzo? No, perché devo dire ci stavamo divertendo tutti come dei pazzi, naturalmente, a vederlo in quelle condizioni. Senta, lei di che cosa va più orgoglioso di questi anni che ha dato alla politica? Ma sicuramente del fatto che mentre la grande maggioranza di quelli che erano comunisti della mia generazione non sono più comunisti, io ho mantenuto una coerenza della quale vado fiero. Le dico anche una cosa in più. Io nel PC ero considerato, tra virgolette, abbastanza moderato. Io avevo come punto di riferimento Giorgio Amendola. Io sono rimasto lì. Tutti quelli che erano alla mia sinistra sono spostati talmente alla mia destra che io mi trovo casualmente all'estrema sinistra. Casualmente. Io continuo a essere un comunista equilibrato, però comunista. A quei compagni che si sono spostati, che cosa vuole dire Oliviero Di Liberto? Ma non gli dico niente, perché sono ormai tutti grandi, hanno la mia età, hanno deciso, hanno fatto la loro scelta. Beh, mi dispiace. Questa è ancora casa loro? Come? Questa è ancora casa loro? Ah, potrebbe esserlo. Ma ci mancherebbe altro. In un partito politico, non in una setta, in un partito politico le porte sono sempre aperte. Grazie Oliviero Di Liberto. Grazie a voi. Thank you.